Wake the fuck up. Scomodare il termine storico in vano, però sicuramente un risultato sportivamente parlando di assoluto valore che viene a coronare una stagione di altissimo livello, ma anche penso un lavoro fatto dai miei predecessori, soprattutto che ha seminato bene e che adesso sta raccogliendo i frutti. Quindi un plauso a Salvatore Trainotti, alla famiglia Ormassaggia, a Giovanni Zoberi, a Marco Angelini, a tutte quelle persone che hanno dato anima e corpo a questo progetto. I meriti sono di tante persone che hanno lavorato insieme. Credo che la nostra peculiarità sia quella di dare la sensazione di essere una società di persone, non di una persona. Credevate possibile questo risultato in solo tre gare? No, siamo riusciti ad anticipare i tempi, cosa meravigliosamente bella, e quindi ce lo godiamo questo successo. Bisogna pensare alla nuova Serie A, un campionato che non conosciamo, economicamente e finanziariamente molto impegnativo. Noi faremo di tutto per fare le cose nel miglior modo possibile, con i passi secondo le nostre possibilità, ovviamente. Adesso in realtà è una cosa fantastica, non pensavamo comunque, indipendentemente dal fatto che sono 3-0, era importante vincere. Il 3-0 aggiunge ancora più goduria per questa festa, però è un risultato storico e ci teniamo a condividerlo con tutta la città. I feel pretty excited. I'm just happy that I was able to help and be a part of the team that, you know, brought a championship to Trento. I really didn't think we can do it, you know. I hope that we could throughout the season, but we're a great team and we showed it. I think we had a few tough games where against Torino maybe that we probably should have lost, and especially game 5 we probably should have lost and we won. It just felt good, you know, to be with these guys especially and to win. I think for the team it's we're going to be in Series A next year. I think that's the ultimate goal. You know, each year is to, you know, win the championship and probably move up and, you know, try to get to the highest level, so. Nel senso che siamo partiti molto determinati per provarci, anche perché solo giocare una gara 3 di un certo livello può aiutarti se non vinci a fare la 4, e noi siamo partiti molto molto convinti, abbiamo cercato di farlo molto bene, di dare al massimo, e ci siamo riusciti, rendendoci anche conto durante la partita che stavamo giocando. Per noi era fondamentale partire bene, ci siamo riusciti, e questo ci ha aiutato anche nei momenti di difficoltà della gara. Quello che è stato secondo me alla fine è frutto anche di determinazione, di organizzazione e alla fine di tantissima voglia di vincere, di tutti quanti, molto compatti, molto concentrati, tant'è vero che ancora abbiamo, non so se realizzato, abbiamo molto l'adrenalina delle cose, per cui il pensiero va solo a quello, e ora che abbiamo vinto a godercela, a festeggiarlo questo momento. C'è stata una grossa partecipazione crescente anche della città, dei tifosi, e c'è una dimensione anche della società che piace, no? Forse questa dimensione anche attenta al sociale, sì. Crede che questo poi si rifletta in qualche modo anche sulla, sì, squadra, sui giocatori? Si riflette sui giocatori, nel senso che poi acquistano anche un'idea precisa di come fare le cose, acquisiscono pensieri e modi che sono del club, ma che a poi noi piace avere anche nel campo. Questo porta anche il pubblico a un'affezione diversa, maggiore, e alla fine siamo arrivati a un'unione di intenti anche col pubblico, perché se è vero che poi la squadra ha scritto un po' di storia, anche il pubblico l'ha fatto. But where there is one, we divide one in two. Divide the whole into yours and mine. It's a great feeling, man, a really great feeling. I mean, what we did was actually, we cemented our place in history, you know, so that's, whenever you can do that, it's always a big thing to do, and I mean, it feels great. I mean, this group is such a great group, and we, you know, to see guys come from, you know, where we started and just to maintain a high level of play throughout the season was really, really, really special. I hope that helped me back. We'll see. The goal is just to compete. I mean, I don't know what will happen over the summer, but if I'm back here and whatever team we have here,
success we had this year, so I thank everybody who had played a part. Soddisfazione per me come sindaco, ma soprattutto questa squadra non ha conquistato solo la Serie A, ma ha conquistato una città. E quello che abbiamo visto anche nelle ultime partite, un gran pubblico, abbiamo superato le 4.000 persone, soprattutto una squadra che sa relazionarsi con tutti, con quelli che fanno volontariato, con le altre società, ottimo settore giovanile e soprattutto anche una grande guida come presidente e come general manager. Complimenti dunque agli atleti e all'allenatore. Ieri, ma insomma è un momento stupendo e penso che lo sia soprattutto per lo spirito che ha l'Aquila Basket, che al di là dei risultati sportivi ha saputo portare un pubblico, direi giovani, un pubblico fatto di famiglie anche, quindi un bel senso di uno sport vero che senza le esasperazioni, diciamo così, del calcio, quello che vediamo in TV, però insomma siamo in Serie A, adesso bisognerà aiutare la società a restarci, quindi ci sentiamo impegnati un po' anche noi in questo. At last we are free. Jay, don't go away. Stay in time. Thank you.